CECSIG nasce sostanzialmente dall'esigenza di risolvere i problemi della custodia per tutti quelli che non possono o non vogliono fare custodia da soli. Sicuramente tutti gli investitori istituzionali che proprio per motivi regolamentari non possono detenere direttamente le loro cripto e i loro bitcoin, ma poi anche i cosiddetti high net worth individuals, che poi per noi sono le persone dai 20.000 euro in più in su di bitcoin, che o per mancanza di confidenza con la tecnologia, o perché preoccupati appunto di perdere i loro bitcoin, o perché preoccupati di essere oggetto di violenza da parte di chi potrebbe voler rubare quei bitcoin, o ancora perché preoccupati di come gestire il passaggio generazionale del patrimonio, insomma come i miei cari ottengono i miei bitcoin se io dovessi venire a mancare, si rivolgono a noi per una forma di custodia che è una custodia sostanzialmente in cui CECSIG si prende tutte le responsabilità, forte anche delle garanzie assicurative ottenute da Cattolica Assicurazioni, quindi oggi Gruppo Generali, forti anche delle attestazioni SOC di Deloitte, cioè dell'audit di una terza parte indipendente che controlla i nostri processi e ne attesta la qualità, e fortissimi, unici a livello mondiale, nel dare periodicamente, almeno mensilmente, la prova di riserva, cioè muovere sulla blockchain di Bitcoin tutti i Bitcoin a noi affidati, dimostrando quindi di averne il pieno controllo. Insomma, CECSIG ha il protocollo di custodia numero uno al mondo, siamo i custodi più sicuri. Quali sono gli inconvenienti invece di una custodia fai da te? Gli inconvenienti della custodia fai da te, ho provato a dirli in qualche maniera: l'imperizia tecnica, perdere i PIN, le password e nessuno può aiutare, i rischi fisici e poi dopo quindi di aggressione, di violenza da parte di ladri e il tema di come passare il patrimonio alle future generazioni. È chiaro, noi non siamo una banca, ma immaginiamo o ci poniamo come se fosse una banca private Bitcoin, per cui il nostro cliente cerchiamo di coccolarlo da tutti i punti di vista. Per esempio il nostro brokerage desk consente di fare compravendite, quindi ci chiamano al telefono o via messaggio e ci danno istruzioni di comprare o vendere, aiutiamo a stare in regola con il fisco e poi facciamo tantissima formazione, perché è importante comprendere cosa sta accadendo nel mondo cripto, cos'è il mondo cripto, cos'è Bitcoin, e ci sembra importante che nessuno investa in Bitcoin senza aver compreso esattamente di che cosa si tratta. Quali sono i vostri obiettivi guardando più nel medio termine per crescere ulteriormente? Beh, sicuramente la crescita a livello internazionale. Nel 2022 apriamo di sicuro in Svizzera e stiamo pensando di muoverci in altri ambiti europei e soprattutto extraeuropei. Abbiamo poi un importante aumento di capitale a cui stiamo lavorando, che ci dia appunto le risorse, perché siamo piccoli, siamo giovani, ma vantiamo la custodia più sicura al mondo. Ovviamente il mondo deve saperlo, quindi anche in termini di marketing e di comunicazione dovremo spendere per fare in maniera che la nostra proposta venga conosciuta e apprezzata. Un'ultima curiosità, recentemente avete fatto un accordo con Tinabba, in cosa consiste? È uno degli esempi di servizi che noi diamo agli operatori istituzionali, i quali possono reimpacchettare, come si dice in gergo, in logica B2B2C, cioè business to business to consumer, i nostri servizi. Insomma, Tinabba offre ai suoi clienti la compravendita delle cripto, ma dietro c'è CECSIG che compra e vende e custodisce. Di fatto tutti i servizi che noi diamo alla nostra clientela private, un'istituzione bancaria, un'istituzione finanziaria può offrirle ai suoi clienti con il nostro brand o con il brand della banca. Speriamo prossimamente di poter annunciare anche altri accordi, perché qualcosa si muove nel panorama italiano. Grazie mille a Ferdinando Ametrano, alla prossima. Alla prossima e buon Bitcoin a tutti.